gruppo che io credo che tra l'altro sia qui rappresentato. Sì, c'è un'ampia rappresentanza, sì, sì, sì. C'è Alessandro Vitti, Dario Grillotti, Cristian Cornia e Michele Benevento. Diciamo che questa operazione, ecco, manca un pezzetto. Allora, cioè Marco Zanichelli è stato, diciamo, una figura importante nello strutturare l'evento, e quindi con lui abbiamo ipotizzato una sorta di cornice dentro il quale incastrare il lavoro dei vari disegnatori. E siamo partiti da un affresco contenuto in uno dei castelli che abbiamo visitato, dove c'è questa bellissima castellana che si chiama Bianca Pellegrini, in veste di viandante, in questa bellissima rappresentazione in cui lei cammina separata da quattro vele lungo una serie di castelli che ovviamente non sono tutti quelli che noi abbiamo visitato, ma anche altri diversi. Però questa idea di un pellegrino che attraversa da quattro punti separati uno stesso territorio ci sembrava un bel omaggio da dare a questa musa, diciamo, di questo evento. Quindi siete partiti da quattro punti, differenti. Quindi ci sono i quattro tavoli che voi vedete qui in mostra, rappresentano i quattro gruppi che hanno lavorato separatamente, per incontrarsi poi tutti e quattro i gruppi al castello di Fontanellato, che è la sede dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, e che quindi idealmente ci ha ospitato poi tutti quanti in una serata finale. E per chiudere anche questo ideale percorso che abbiamo svolto. Per un altro dato significativo potrebbe essere questo, che ho cercato di riunire insieme a Marco Zanichelli appunto un gruppo di disegnatori molto eterogeneo, e lo vedrete anche osservando i lavori qui esposti, e vedrete anche proprio le differenze. Nel primo tavolo prevale un aspetto più illustrativo, quello di Elia Bonetti, Matteo Buffani e Cristiano Valentini, fino ad arrivare a una sorta di gradiente all'ultimo tavolo, dove Benevento, Checco Frongia e Lacame hanno quasi più raccontato che disegnato, anche se i disegni sono ben evidenti. Quindi tra fumetto e illustrazione ci sono poi vari passaggi. In questo tavolo abbiamo, come dire, una forte rappresentanza del gruppo dei cosiddetti Urban Sketchers, che è una sorta di tribù di disegnatori che ha come scopo nella vita, no, ovviamente no, però diciamo, fanno anche altro nella vita, però diciamo che la loro attitudine nel disegno è quella di rappresentare quello che vedono nelle situazioni in cui vengono a trovarsi, per cui per esempio nel percorso che hanno svolto nella rete dei castelli hanno dovuto ottimizzare i tempi per cercare di rappresentare quanto più possibile quello che stiamo vedendo senza far uso di fotografie o altri sistemi. Ecco, Marco.